Zà! Oggi vi facciamo vedere come si gioca questo gioco, molto divertente, proverò a spiegarvelo e poi dopo vi lasceremo con una registrazione di quando noi abbiamo giocato in famiglia. Buona visione! Ciao! Ed eccoci qua che presentiamo questo gioco dell'Hasbro, fuori dai denti, grandi verso piccoli. L'ideale è fare la sfida di grandi verso piccoli. Adesso vi farò vedere i divaricatori che ci sono per la bocca, che ci sono per il formato piccolino per i bimbi e il formato grande per i grandi. C'è la clessidra e diverse domande da dividere in due squadre. Ci si divide quindi in giocatori piccoli e in giocatori grandi, quindi per le famiglie davvero l'ideale. Queste sono le istruzioni, molto semplici, e queste qua sono i divaricatori che ovviamente bisognerà lavare prima dell'utilizzo e lavare poi dopo averli utilizzati. Questo è il formato per gli adulti e questo qua più piccino per i bimbi. Allora, ci si divide in due squadre, come dicevamo. Si gira la clessidra. Il tempo, mi sembra che sia di 2 minuti. In questo tempo, più frasi si riescono a indovinare con il divaricatore, quindi il componente che fa parte della tua squadra dovrà indovinare le frasi che tu stai provando a dire. Sono frasi difficilissime, cioè non hanno senso. Piccante come una trota al pepe nero, cioè fuori fiori di mozzarella con foglie di speck, polpettone per me, forchettine per te. Cioè, sono davvero delle frasi un po'... sono difficili. Vedrete. Allora, quindi, ovviamente, più frasi si riescono a indovinare, più la squadra raccoglie punti, accumula punti. Chi avrà fatto più punti, ci si dà un tempo, ci si dà un tot di manche, avrà vinto la partita. Molto divertente, dagli 8 anni in su, i nostri bimbi hanno 7 anni, ma abbiamo giocato tranquillamente, perché basta saper leggere, quindi davvero, davvero molto divertente. Poi si gioca in 4 giocatori dai 4 ai 10, quindi noi abbiamo fatto 2 squadre, 2-2, ma in verità ci si può giocare anche in più persone. Buona visione! Neanche uno lo indovina. Cacchio. E dai, no, non puoi scegliere la passi. Ma vinco io se la passi. Ho capito solo Cecina. Io niente. Ciao. Sto facendo. Fa vedere. Ha schiacciato, ha fatto ripartire adesso. Sì, giusto. Allora. Dai. Vai. La carta, la rossa. Ciao. Che guarda Davide. Forchettone per re, forchettine per te. Forchettone per il re? No. Forchettina. Forchettina. Deve indovinare lui quello che dice lei. Per me. Guardate quello che dice lei. Forchettine. Non so che cos'è, ma per te. Polpettine. Forchettine. Per te. Ok. Ok, vai un'altra. A scuola. A scuola. Basta con tutto quello. La. A scuola. Basta. 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 Con tutto. Con tutto. La. A scuola basta con tutto. La. Non lo so. Non ce la faccio più a ridere. Bla bla bla. Non si riesce a dire la b. Tocca a Davide, Andrea deve indovinare te. Sì, Denise te. Ciao. Vai Davide. Dov'è il mio pezzo? No, tocca a Davide. Dov'è il mio? Tocca a Davide. Tocca a Davide metterlo. Sì, è tuo. Vai. È mio. Allora, aspetta che però. Cazzo, mira. Non puoi guardare, Andre. Dai. Continua, leggi. Dai. Cazzo, mira. Faccio destetto. Andre, riesci a capire? How I have been.
Niente, è scaduto il tempo. Tocca a papi. Tocca a papà. Vediamo, vediamo. Bello Lele, bello. Prendiamo la carta. Vai. Fiori di mozzarella con foglie di speck. Cosa? Fiori di mozzarella e... Con... Foglie... Foglie di speck. Di speck, sì. Di speck. Sì. Con foglie di speck. Ma sono anche robe difficili. Piccante con una trota al rehe nero. Piccante con una trota al pepe nero. Al pepe nero? Sì. Però non capisco. Piccante? Piccante con una trota. Come una trota? Sì. Al, al pepe nero. Nero. Cioè, okay. Ma voglio dire, ma anche, anche cose strane. Zia Pina non sta zitta un momento. Zia Pina non sta zitta un momento? Sì. Wow. L'avevo letta in disastro. No, no, questa è proprio... Letta. La, no, non capisco. Scaduto il tempo, cos'era? La mammoletta. La mammoletta. Medita qualche disastro. Ma poi ti dicono anche delle parole che non, delle frasi che non sono compiute. Mica è facile. Ah, adesso tocca Andrea. Sì, tocca Andrea adesso. Matti. Secondo giro per Andrea. Vai Andre. Ok. Allora, poche alline. Poche alline. No. Poche alline. Ok, poche alline. Stai seduto lì. Poche alline. Poche falline. Sì. Poche alline di non capisco. Poche palline. Poche palline. Sì. Poche palline di. 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 Poche palline di. Colca. Cos'è? Poche palline forse. Di. Di. No. Di. Colca. Di. Colca. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciateci un like, commentate, condividete con i vostri amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate tutto quello che volete. Un bacione dell'Azza. Ciao, alla prossima, al prossimo martedì. Ogni martedì vi aspettiamo sul nostro canale. Family.